l'Italia alla metà dell'unità. È questo il titolo della mostra inaugurata a Palazzo Blu in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. L'esposizione racconta la storia del nostro paese vissuta attraverso le voci e le vicende delle sue donne. L'iniziativa, che si fregia del simbolo ufficiale delle celebrazioni dell'evento nazionale, è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa e con il patrocinio del Ministero per le Pari Opportunità della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Pisa. Il progetto si concentra su tutte le donne determinate che con la loro forza non ostentata hanno costituito quel terreno duro e fertile su cui si è sviluppata la civiltà italiana. L'Unità d'Italia ha infatti voci maschili, i nomi di coloro che vollero l'Italia unita, di coloro che la fecero, di coloro che la guidarono attraverso due guerre mondiali e una dittatura terminata in guerra civile, i nomi dei padri costituenti della Repubblica, di coloro che la governarono, la formarono e ne furono formati, di coloro che la descrissero e la cantarono, sono noti. In questa storia i nomi delle donne non sono necessari, eppure ci sono. E rappresentano la metà dell'unità che ha partecipato in maniera attiva, ma in forma a volte anonima, alla costruzione della nazione, dalla sua unità fino ai giorni nostri. Il percorso espositivo si compone di una serie di sale in cui si succedono immagini, fotografie, filmati, installazioni, interviste che vedranno le donne protagoniste nel lavoro, in guerra, nella politica, nelle conquiste, nel rapporto con se stesse e con il proprio corpo, nella costruzione del proprio futuro. L'esposizione potrà essere visitata fino al 26 giugno prossimo.